Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane all'insegna dell'innovazione, di un futuro che avanza. Alcuni esempi, potremo ricaricare il nostro telefono con un semplice SMS, parlo di ricarica della batteria, oppure per strada presto ci saranno solo auto elettriche. Di tutto questo si interroga Ascotrade in una serata che ha visto la partecipazione davvero importante di 200 imprenditori, come ci racconta il servizio. Il futuro dell'energia è 100% Ascotrade. L'azienda trevigiana di fornitura energetica ha organizzato un incontro con 200 imprenditori di 100 imprese clienti da tutta Italia, chiamati ad un confronto sul futuro delle energie, intese non solo come gas e luce, ma come tutte le energie che creano servizi nel territorio. Hanno aderito a questa nostra prima iniziativa, l'abbiamo chiamata 100% Energia, una serata dedicata ai nostri clienti business. Si parla di energia, dove vanno le energie, come cambieranno anche le società come la nostra, come Ascotrade, che vendono gas ed energia elettrica. E il futuro saranno servizi aggregati, non solo gas e luce, ma anche rifiuti, acqua, trasporti. Le società dovranno lavorare assieme, non fondersi, ma lavorare assieme. Un futuro che Ascotrade sta già precorrendo attraverso la creazione, lo scorso aprile, di un tavolo di lavoro tra le utilities delle province di Treviso e Belluno, che avrà il compito di elaborare nuovi progetti di servizi al cittadino da presentare all'Unione Europea. È anche questa una rivoluzione perché nella nostra terra siamo abituati a fare e a produrre, ma da soli. E qui vale il detto che da soli si fa prima, ma in questo caso è vero che assieme si farà più strada. Un lavoro di squadra con il territorio che è nel DNA di Ascopiave, gruppo cui appartiene Ascotrade, nato nel 1956 come consorzio per lo sviluppo economico-sociale dei 34 comuni del Piave, è divenuto oggi uno dei più grandi player nazionali nella vendita e distribuzione di gas naturale. È sicuramente radicata sul territorio e a servizio del territorio. Basta pensare che è nata con un numero di 34 enti locali e adesso ne raggruppa 93, oltre ovviamente a soci privati. Ma la cosa più importante è che tutto quello che produce di fatto viene ridistribuito sul territorio e questo si trasforma in opere, servizi e infrastrutture per il territorio. Una storia di cui fa parte anche la casa di cura Giovanni XXIII di Monastier, il cliente più longevo di Ascopiave, protagonista di un esempio di innovazione della propria fornitura energetica. Dal 1972 che siamo clienti appunto di Ascotrade, ci siamo forniti da circa 10 anni quasi di un trigeneratore e quindi siamo in grado di produrre energia elettrica dalla trasformazione appunto del gas. Energia per un futuro da scrivere anche con le scelte delle imprese. Oggi più che mai, chiamate ad imprimere un cambiamento culturale al concetto di energia. Così come i nostri figli ci abitano ogni giorno, come separare quello che consumiamo e lo mettiamo nei bidoni corretti, e ci sono voluti i figli o i figli dei figli per fare questo, anche per l'energia ci vuole un aspetto culturale. L'energia è anche la base su cui si basa il talento, la volontà di questo territorio, e quindi viva l'energia e viva Ascotrade.